Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di assicurazioni, o meglio di assicurazione per droni, perché come sapete è d'obbligo di legge avere un'assicurazione per i nostri droni, che siano droni economici o meno, che siano droni sotto i 249 grammi o sopra i 249 grammi. In tutti i casi è d'obbligo di legge avere l'assicurazione. Gli unici droni che non richiedono assicurazione sono i droni giocattolo, ma state attenti, i droni giocattolo non sono i droni che costano 40 euro, 50 euro, non è il prezzo che fa il drone giocattolo, ma il drone deve essere sotto i 249 grammi e senza una videocamera di registrazione. Allora in quel caso rientra nei droni giocattolo, altrimenti non lo è assolutamente. Quindi che sia un Mavic Air 2, che sia un Mavic Mini, che sia un SG 108, che sia un PowerGig X, che sia un F11 4K Pro o che sia un SG 906, per esempio, tra tutti questi droni vedete che ci sono droni di tutte le fasce di prezzo, di tutti i pesi, ma tutti questi droni devono comunque avere un'assicurazione. E l'assicurazione di cui vi voglio parlare oggi me l'ha segnalata un mio caro iscritto Enzo, che ringrazio, si chiama Cover Drone. È un'assicurazione inglese che però è valida anche qua in Italia, ovviamente, alcuni vantaggi che altre assicurazioni non hanno. Allora, il prezzo, che è sicuramente molto abbordabile, che parliamo di poco più di 20 euro all'anno, quindi una cifra che ci sta dal punto di vista del prezzo, un massimale di 1.300.000 euro, quindi anche un bel massimale, e soprattutto la possibilità di decidere noi il periodo, nel senso che possiamo farla di un anno, di un giorno, di una settimana, quindi in base alle nostre necessità decidere di quanto fare l'assicurazione. In più un altro servizio che danno è la possibilità, ovviamente con il prezzo che aumenterà, di avere una sorta di casco. Cioè cosa vuol dire? Di avere questa assicurazione che ci protegge sia dai danni che dai furti, quindi quando causeremo un danno anche verso un'altra persona, ma ovviamente anche il drone ci si sarà danneggiato, in quel caso saremo coperti sia per il danno causato che per il danno che ci siamo autoinflitti. E provare a fare un preventivo con questa assicurazione è stato davvero semplice, quindi basta entrare nel loro sito, compilare il modulo con il vario nome, cognome, email e tutti i dati necessari, continuate nella registrazione, poi vi chiederà da in che periodo volete attivare o meno l'assicurazione, appunto come vi dicevo prima che è possibile attivarla per un giorno, una settimana, un anno, quindi scegliete il periodo che più vi interessa, che è più adatto alle vostre esigenze. Poi vi chiederà se volete attivare appunto quel servizio casco che vi ho detto prima, quindi potete attivarlo o meno, quindi provare a fare il preventivo sia con una funzione attivata o meno, quindi questo servizio di protezione totale, chiamiamolo così, o altrimenti non lo attivate se volete spendere meno, ovviamente, perché comunque c'è anche una franchigia su in quel caso, quindi se attivate questa protezione casco avete comunque una franchigia sul costo, che è di circa 125 euro, quindi c'è da valutare anche quello, ovviamente, nel caso vogliate attivare quella protezione. Quindi accettate le varie condizioni e vi viene poi proposto il preventivo. A quel punto potete decidere se acquistarlo o meno. E ragazzi, io non l'ho ancora fatto perché io, come sapete, ho un'assicurazione, quella come capofamiglia, quindi come responsabilità civile verso terzi, che mi copre anche per i droni, però ho intenzione di fare anche questa dedicata specifica per i droni. E sicuramente il prezzo non è niente male e anche i servizi dati non sono niente male, per il discorso della durata che possiamo dare all'assicurazione e anche il discorso della copertura per danni o furti ai nostri droni. Quindi ragazzi, questo era solo un piccolo video per quanto riguarda le assicurazioni per i nostri droni, che come vi ho detto è un'assicurazione che bisogna avere, è obbligatoria, che sia un drone da 249 grammi, che sia un drone da 900 grammi, quindi qualsiasi drone sia, che sia economico o meno economico, praticamente tutti hanno bisogno di assicurazione, a meno che sia un drone giocattolo. Ma se no, un drone anche da 50 euro o da 70 euro o da 80 euro, come può essere questo SG 108, ha bisogno di un'assicurazione per essere utilizzato fuori da casa nostra. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la condivisione di questa assicurazione, perché comunque ci tenevo a condividere con voi, perché comunque so che è un problema di tanti decidere quale assicurazione fare e come farla, perché farla, vi è piaciuto ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, voli in FPV, tante cose arrivano su Instagram. Iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!